Una 2 giorni speciale nel borgo di Tonino Guerra per celebrare gli antichi frutti e le tradizioni contadine. Penabili ritrova le atmosfere care al poeta e sceneggiatore sant'arcangiolese con la 13ª edizione della festa degli antichi frutti e lo fa nell'atteso centenario del maestro. Tonino è stato un precursore dell'esigenza di difendere la biodiversità e ha voluto mediarlo attraverso la poesia. E quindi questo orto rimane uno degli esempi più fulgidi di un'idea scientifica che diventa poesia. L'evento, inserito nel programma Il Viaggio Luminoso, 100 anni di Tonino Guerra, si è svolto tra sabato e domenica a Penabilli, un luogo che il maestro amava, tanto da averlo scelto come sede di vita e di suggestioni poetiche. Penabilli è stato il ricovero per una terza fase della vita. Dagli anni 90 ha iniziato a immaginarsi una ripiantumazione delle idee e inventare ancora il modo per rendere la nostra terra importante. Sono occasioni queste feste per ricordare la tradizione, la cultura contadina che in effetti è la base delle famiglie rurali. Quindi noi come Coldiretti partecipiamo sempre con piacere a questa iniziativa in quanto si parla di agricoltura, ma soprattutto si parla delle tradizioni, della cultura, della storia che si rischia di perdere. Un programma ricchissimo quello presentato nel weekend. Al mercato degli antichi frutti si sono alternate infatti mostre tematiche, incontri culturali e scientifici dedicati all'agricoltura, alla biodiversità, al paesaggio, alle tradizioni enogastronomiche. Gli appuntamenti tradizionali ovviamente sono questi di settembre, perché la festa dei frutti tradizionalmente è in settembre, quindi è stato un rafforzamento e un'idea di cercare di collegarla e relazionarla anche ai movimenti di Carlin Petrini. Anche questa mostra qui che si tiene in questo posto è molto bella perché esprime la diversità dei territori e anche il lavoro di tanti contadini che hanno recuperato varietà antiche rendendole produttive, questo è molto importante.